Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo video. Questa volta vi voglio, mentre cerco di prendere le cose, parlarvi dei correttori, dei nuovi correttori di Puro Bio. Allora, dovreste aver visto in teoria tutta la presentazione dei prodotti e quindi adesso li andiamo a vedere nello specifico. Allora, come prima cosa, vado a mettere un pochino di contorno occhi. Perché l'ho messo questa mattina, ma ovviamente in questo periodo ho la parte molto molto secca e lo faccio con un pennello, così faccio proprio una cosa. Ripeto, questa non è da skincare, è solo per non far stampare e evitare di far sì che il prodotto non si sfumi. Essendo un prodotto, quello del matitone di Puro Bio, abbastanza secco e autosettante, ma ha tanti pro. Quindi ora io ve lo faccio vedere, però nel mio caso la mia occhiaia ha assolutamente bisogno di un contorno occhi. Come dicevo, questo qui che ho messo è quello di Namalei. Allora, colorazioni sono solo tre e sono la più chiara, che è la 25. Abbiamo poi la 26 e infine il più caldo, il più scuro, che è il 27, che voglio dire. Vi farò vedere sia la intermedia da sola, sia le prime, la prima e l'ultima invece mescolate insieme. Perché ovviamente, essendo questa molto calda, ecco qui. Quindi vado a mettere questa che è la 27 nella parte un po' più scura e poi vado a mettere questa che è la 25 nella parte più chiara. Ecco qui. Allora. Vado poi a sfumare. Allora, come pro, come vi stavo dicendo, hanno il fatto che sono molto coprenti, quindi ad esempio questi rossori, vedete? Qui è stato coperto completamente. Però, come vi accennavo, sono abbastanza secchi come matitoni da correzione. Quindi mi raccomando, idratazione, idratazione, idratazione. Ecco qui. Però l'occhiaia con questi due colori è stata coperta completamente. Hanno un costo, tra l'altro, anche abbastanza piccolo, sono sui 10 euro se non erro. Questo è il colore invece intermedio, quindi la colorazione 26. La vado ad applicare da sola. Ecco qui. Ne metto un altro po'. Allora, a chi lo consiglio? Intanto a tutti quelli che vogliono un correttore bio senza spendere tanto. Quelli che vanno di fretta e che quindi hanno bisogno di qualcosa che si mette, si sfuma e ciao. Non dovete avere il contorno occhi troppo troppo sottile, ovviamente, però lo straconsiglio invece non tanto per le occhiaie, ma per le imperfezioni. Quindi se avete brufoli, brufoletti, imperfezioni, ecco come vi facevo vedere io in questo momento, sicuramente è un prodotto che vale proprio la pena perché si sfuma abbastanza facilmente e copre la qualsiasi. Ecco qui. Ovviamente questo con il doppio passaggio è più coperto, questo meno. Ripeto, sulle imperfezioni si comportano molto bene. Invece il 25, che è questo, io ora non ho la base, ma è molto bello come illuminante. Sì, il 25 ricontrollato, che okay. Illuminante opaco, ovviamente.
Ecco qui. Questo è l'effetto. Fatemi sapere se vi piace o meno. Ciao ragazze!